Torniamo a parlare di tecnologia indossabile con Huawei Watch 2. In realtà vedete la scatola, che in questo momento è rigorosamente vuota perché Huawei Watch è già al mio polso, ma se riesco a litigare con questo scatolotto ufficiale di Huawei Watch 2, andiamo a vedere anche quello che ci sta dentro. Allora, l'orologio non c'è perché è al mio polso, ma vediamo come si carica questo smartwatch. Secondo me, tra l'altro, il sistema di ricarica è sempre quello un po', diciamo che crea dei limiti per gli smartwatch, perché essenzialmente quando vi trovate in giro spesso vi trovate a non poter caricare il vostro smartwatch se non avete questo, che è la base da agganciare sotto il vostro orologio. Ma andiamo a vedere invece Huawei Watch 2 da vicino. Uno spessore abbastanza generoso, una ghiera in ceramica e due tipologie di prodotto: quella con connettività Bluetooth che arriverà a 329 euro e quella invece con la connettività 4G che arriverà a 379 euro. Sottolineo tra l'altro che Huawei Watch 2 è il primo prodotto che arriva ufficialmente in Italia con a bordo Android Wear 2.0. Questo vuol dire tra l'altro una maggiore personalizzazione dei quadranti. Qui vedete ad esempio una delle possibilità di personalizzazione. Come vedete potete entrare e decidere quali quadranti, quali informazioni mettere all'interno del watch face che avete scelto, e comunque la possibilità anche di scegliere stili diversi. Vedete la personalizzazione dello stile, quindi essenzialmente quella dei colori, e questi sono i dettagli insomma a cui eravamo già abituati anche in passato. Huawei Watch 2 arriverà poi anche in una versione classica che costerà 399 euro, ha a bordo un processore di Qualcomm e un display AMOLED davvero molto leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Nei prossimi giorni entreremo un po' insomma nei dettagli di questo smartphone che voglio mostrarvi da vicino. Vediamo dunque da vicino Huawei Watch 2 con la possibilità di personalizzare i quadranti. Ovviamente potete accedere ad una infinita disponibilità di quadranti di Android Wear. Questi, vedete, questi sono quelli che sono proposti da Huawei, ma potete entrare nel Play Store per scaricarne altri. Per invece il funzionamento, vedete, del sistema ci sono due pulsanti. Questo essenzialmente vi permette di personalizzare l'orologio, di entrare insomma nella fase di personalizzazione per avviare Google Fit. Il pulsante invece nella parte superiore è quello che vi permette di entrare nel menu delle applicazioni che trovate disponibile sull'orologio. Come sempre lo swipe dall'alto vi permette di accedere al menu delle impostazioni e anche insomma a quelli che conosciamo, cioè essenzialmente dell'aumento della luminosità. Torniamo a farlo funzionare, scusate, ho sbagliato il pulsante, e vedete essenzialmente la modalità aereo, il controllo del volume e poi le impostazioni del vostro smartwatch. La differenza ad esempio rispetto al passato è che per accedere a questi comandi bisognava fare degli swipe laterali, invece qui trovate tutte le impostazioni in un colpo solo sull'unico display. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di questo oggetto, un display da 1,2 pollici con ovviamente la matrice AMOLED, con il Gorilla Glass che lo protegge, e una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole. 4 giga di memoria a bordo con 768 mega di RAM, una batteria da 420 mAh e devo dire comunque un orologio che, per quanto riguarda la diagonale del display, oggi forse un po' più piccolo rispetto alle proposte che si trovano in circolazione in questo stesso periodo. Bisogna vedere insomma come si comporterà a livello di autonomia. Ovviamente le altre funzionalità sono quelle che conosciamo bene su Android Wear 2.0, che dovrebbero arrivare a breve anche tra l'altro sul primissimo Huawei Watch. Ne riparleremo ancora in futuro, intanto arriva in questi giorni in Italia ufficialmente da oggi disponibile Huawei Watch 2. Thank you.